Seguiteci sulla pagina Facebook. Un bacione. Ciao. Close your eyes, you are alright. Just lay down to my side. Do you feel my heat? In via Verdi, siamo a Molinella. Questa sera una grande serata, grande serata, soprattutto che abbiamo qui un ospite che è stata anche all'Isola dei Famosi, ha partecipato a varie trasmissioni, è conduttrice televisiva Sky, tante cose, dopo ce lo facciamo svelare sicuramente anche da lei, è già arrivata qui con noi. Allora, io volevo ringraziare tutto lo staff e la preparazione di questo bello stand, facciamo un applauso anche per loro, tutti gli sponsor che hanno aderito, ne sono tanti, non state elencati, ma ne sono tanti per tutto questo. Io ringrazio soprattutto per il mio primo evento qui nella città, bella città di Molinella, e siamo in provincia di Bologna. Allora, iniziamo subito con un ospite d'onore che arriva da noi, da Milano. Lui è un piccolo grande cantautore scoperto da me circa un anno fa, da quale io sono anche la sua produzione, che lo vedremo sicuramente nell'arco dell'anno del 2017 per una piccola grande tournée allo stesso momento di produzione discografica. E quindi facciamo un applauso a Christian Macri. Christian Macri, ti lascio il palco, questo è il tuo pubblico, vai. Sulle mani. Dalla testa vado fuori e guarda qua, sento il sole sulla faccia, la mia pelle brucia già, ora mi sento bene, sono libero, ma cosa mi sostiene in questo posto? Credimi, sarà come una favola.
grazie ancora. Allora, adesso è arrivato il momento di senza fermarci, okay, andare avanti. Il necopelle di Alice è di un jeans skinner stretto, elasticizzato, molto versatile, adatto per tutte le occasioni. Elena, ecco a voi. Mi ha rotto la quinta uscita, se ne fregate, ragazzo. Ah no, non mi state a fregare. Ah beh. Elena e Riccardo. Riccardo indossa la linea prima e blu, un parca verde con interni in lana e cappuccio non staccabile. Giro collo misto che esce insieme di Team My Boo con camicia cotone Oxford e pantalone elasticizzato morbido. Team My Boo è una linea total look. Riccardo e Elena. Ricordo che era indosso un pezzotto ecologico smanicato e distretto. Riccardo linea Be My Hood. La prossima uscita invece vede protagonista Edoardo, che indossa giacca in lana grigio di Be My Hood, maglia girocollo di The Crown Star per la forza della Made in Italy. Pubblico, ma cosa ne pensate di questi bei vestiti? Cosa ne pensate? Belli, oh, forza! Belli? Belli. Made in Italy soprattutto, ragazzi, Made in Italy. Quindi vengono esportati alcuni modelli in tutto il mondo veramente, hanno dei punti di vendita in tutta Europa e sono veramente modelli che voi potete vedere sulle linee e in tutti i giornali di moda, quindi donna, Vogue, Amica, quindi voi potete rivedere questi modelli in questi giornali di altissima moda, soprattutto moda italiana, cosa che ci teniamo a sottolineare. Sicuramente verrà fatto anche, ne approfitto per dire una cosa, sicuramente verranno fatti anche comunicati stampa per quanto riguarda la mia agenzia, che io collaboro con Mediaset e Rai TV ovviamente, sono management VIP da circa 5 anni. Quindi tante cose ne faremo ancora in zona, soprattutto mi hanno richiesto tanto un nome tipo Bene Rodriguez, stasera abbiamo portato nella cartella, l'anno prossimo sarà la volta di Bene Rodriguez se tutto andrà bene, però vediamo poi come corrisponde quel pubblico ovviamente. Va bene Eliana, eh? Va bene Eliana, Eliana! Perfetto! Eliana, no, esatto. È una bella ragazza pure, no? Con Eliana ci conosciamo da un po', abbiamo sempre collaborato, quindi. Quindi ecco a voi, Francesca indossa pelliccia ecologica di Giulia Grandi con disegni geometrici per vestire sempre con tendenza e modernità, maniche staccate inoltre, tutta nera in tutto molto morbida, adatta a tutte le occasioni. La cantica di una giovane matta, forse di Ernesto, ma lì con il mondo. Lorenzo invece indossa tutto
sempre che cry non so, poi mi sono anche in era stretch, pantaloni pesci, le tasche, i dati stile, Sassiano della periferia Lorena, in sottomoda, camicia avorio con volanti Carlita, pantalone mille righe nero di Elisabetta Costa, tutte le righe di Grasso, Porto del Maggio, Made in Italy, Riccardo invece indossa cappotto Marciano Guess, un'altra azienda Total Look italiana, abito nero raso, mille righe, elegante ma versatile di The Crying Soul, camicia cotone e seta della sartoria Carlo Figliatelli. A voi, Cristina Riccardo. Ancora una Cristina, una nuova Cristina. Cristina indossa giubbotto immaculato, velluto lusso di Cartica, top lurex oro, sempre linea Cartica, un altro marchio made in Italy, pantalone di raso nero morbido. Cristina, marchio Cartica. Niente mi porterò, solo vento tra le mani, più leggero sarò, sospeso. Stop, immaculato di velluto sempre Cartica, pantalone nero di velluto 5 tasche, sportivo ma con classe. Vai Cristina, Elena. Sti cazzi! Dopo mi picchi, dopo. Oh, and I can hold.
nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti strana anche stavolta l'atmosfera. La parola la prendo un attimo io, perché dobbiamo chiamare la persona più importante che questa sera non abbiamo chiamato. D'accordo. Questa la vado a prendere io però, eh. Ok. Morena, fucinanti! Titolare di Grasso Abbigliamento. Anch'io mi sento grasso questa sera, sono tutto grasso. Vogliamo spiegare cosa indosso anch'io? Allora, io indosso un abitino di Guess con una giacca spolverino di Cartica. E invece Salvo veste tutto My Wood, che è un total look made in Italy. Io voglio dire, ripeto sempre, ogni sfilata che faccio, ogni presenza dei miei ragazzi e dei miei capi, che è tutto made in Italy. Lui ha un giubbotto in ecopelle di My Hood. Maglioncino! Salvo! Maglioncino in lana caffi, pantaloni molto morbidi e il colore della moda, e scarpe fatte artigianalmente a mano. Questo è un ringraziamento che faccio a Salvo, e volevo ringraziare con il cuore l'organizzazione e il manager VIP Salvo De Vita. La presenza è Diana Cartella. Poi volevo realizzare, anche per dire, l'opportunità che mi hanno dato tutti, cominciando dai miei ragazzi, dallo staff, dai cuochi, da Simone, che sono sempre, sempre presenti e hanno sempre voglia di fare. Ragazzi, Elena, Cristina, Francesca, Edoardo, Lorenzo e Ricky. Grazie ragazzi! Siete grandi! Bravi! Volevo ringraziare anche Nacchia Zatriste, la responsabile di tutta l'organizzazione, che mi ha sopportato in questi 3 mesi di preparazione. E siamo diventate quasi una cosa unica. Ringrazio i chef, i ragazzi, voi, tutti quelli che anche col freddo stasera siete stati qua. Bravi! Ringrazio la bellissima, brava Letizia. Grazie, Morena.